A proposito di gossip, torna il nostro Alfonso Signorini. Il granchio blu, tutti impazzano. Pensate, il granchio blu al Twiga di Flavio Briatore, signori. Prima di essere mangiato chiede una giornata al mare, una boccia di champagne e Jerry Calà ad aprire la serata. Sì. E poi tanti scoop, tipo Belen contro chi l'accusa di aver tradito Stefano De Martino. Sì. Perché? Io ho tradito Stefano solo perché avevo il calcetto con gli amici? Vabbè. Belen aveva il calcetto. Sì. Contorno. Gianni Morandi e Anna pensano a un figlio. Lui però annuncia: una cosa alla volta, stai correndo troppo, bella, prima conosciamoci meglio. Mattarella paparazzato mentre cavalca un'onda di 30 metri con la tavola da surf. Ma è quel vilipendio, Sergione. Ma scusa, che scena. Nuovo programma, attenzione, tutto pronto per LOL, chi offende fuori. Bello. Sì. Morgan e Sgarbi fuori dopo 3 minuti. Sì, record. Fuori nel promo è stato l'unico caso. Quindi Morgan è uno Sgarbi che non ce l'ha fatta. Sì, certo. È il granchio blu degli offensivi. Sì. Vince Vittorio Feltri dopo un litigio di 3 ore con uno spritz. A lui che offendeva il bicchiere, fantastica questa e scena. Paolo Crepè replica Zidane testata sul petto a Mughini. Oddio, ma che bella puntata. Lourdes Ciccone, la figlia di 26enne di Madonna, praticamente nuda sul red carpet a Venezia. Ora si spiegano le visioni. Ora si spiegano le visioni di Paolo Brosio. Ho visto la Madonna a Lourdes, è stato bellissimo. E per finire, Festival del Cinema di Venezia ha avuto un litigio tra due naufraghi dell'isola e due concorrenti dei Temptation Island su chi era meno famoso. Aspetta, vite quella di Zekila. Ma Zekila? Zekila. Si può vedere il video dappertutto. È una scena meravigliosa. Salutava la folla e la folla non c'era. Sì, c'era Zekila inquadrato sul vaporetto. Salutava a destra e a sinistra dal canale. Poi la telecamera allarga e non c'era nessuno. Insomma, c'era nessuno, c'era nemmeno l'acqua. Sì, era un vaporetto nella rimessa.